dalla presentazione PowerPoint del professor Bonoli del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Bologna. C'è questa bella slide, questa animazione virtuale che mostra il moto retrogrado di un pianeta. Qui abbiamo il cielo stellato e riconosciamo la costellazione del Leone. Riconosciamo anche l'eclittica, che è in pratica il percorso del Sole e anche di tutti i pianeti, cioè tutti i pianeti si muovono nel cielo più o meno seguendo questa linea. Ora vedremo comparire qua un pianeta il 1 agosto. Quindi si trova nella costellazione del Cancro. Adesso questo pianeta inizia a muoversi nel corso dei giorni, quindi passano i giorni e qualche settimana. Questo pianeta sta andando di moto diretto, ma a un certo punto comincia il moto retrogrado, quindi torna indietro e compiuto il moto retrogrado riparte in avanti attraversando tutta la costellazione del Leone. Questo è il percorso compiuto dal pianeta nel corso del tempo: 1 agosto, 15 agosto, 30 agosto, 5 settembre, 12 settembre, 19 settembre, 26 settembre, 3 ottobre. Quindi vediamo che il pianeta è andato verso sinistra, quindi verso ovest, ma a un certo punto ha fatto questo moto retrogrado.